Quello di Novelli è al momento il secondo miglior Foggia degli ultimi 5 anni. A dirlo sono i numeri, o meglio, i punti conquistati nelle prime 3 giornate. Sono 6, uno in meno del Foggia di Cuoghi, capace 2 stagioni addietro di partire con 7 punti in cascina, frutto del successo sulla Cavese di Campilongo nella prima allo Zaccaria, del bis in quel di Martina grazie al rigore di Cardinale e dal pareggio interno contro la Juve Stabia del Vulcanic Zielino Capuano. Ma nessuno aveva fatto meglio da quando il Foggia è tornato in Serie C con Pasquale Marino. Proprio il tecnico siciliano riesce ad incamerare 5 punti all'esordio nella terza serie, grazie al pareggio interno con il Chieti, gol di Quagliarella e Pellicori, al bis in terra siciliana contro la Cireale e al successo esterno contro la Fermana, firmato da un gol dell'esterno sinistro Vincenzo Silvestri. 4 punti in 3 gare invece per il Foggia edizione Campilongo. Sasano va oltre il pareggio contro il Legnano in casa e perde una partita già vinta a Sassuolo per poi rifarsi contro il Lecco, in rimonta grazie alle reti di Gnoffo e Tisci. Decisamente disastrosi sono stati gli inizi stagione delle gestioni Coccimiglia e Pavone e Morgia. 2 punti per la squadra del presidente toscano rimediata all'esordio contro la Reggiana e a Benevento. Nel mezzo la sconfitta interna contro la Sanbenedettese di Martini, Ballardini e Bogliasino. 0 punti invece per il Foggia di Morgia, che rimediò sconfitta a Castellammare di Stabia, in casa contro la Sangiovennese delle 3B, Baiano, Braglia e Biancone, ed a Martina, dove Colombaretti, all'epoca calciatore biancoblu, mise alle spalle di Marruocco uno dei 3 gol subiti. A poco valse la bella punizione di Scarpa, se non a fungere da classico gol della bandiera. Volendo tornare ancora più indietro nel tempo, magari rinvangando i ricordi poco piacevoli della C2, si scopre che neanche il Foggia di Marino riuscì a fare meglio. Saltata per motivi burocratici la prima di campionato, inizialmente prevista contro il Latina, i marignani pareggiarono per 1-1 al nuovo De Cristoforo di Giuliano, con in campo una squadra imbottita di ragazzini come Laporta e Marcone, e senza De Zerbi e compagni, bloccati da problemi di fideiussioni. La seconda partita vide la sconfitta per 1-0 allo Zaccaria per mano del neopromosso Ragusa, in una gara in cui il Foggia avrebbe potuto vincere anche 3-0, ma decisa da una girata al volo di Gallicchio al 90°. Abile a freddare e Fice nell'unica occasione avuta. La riscossa rossonera arrivò 7 giorni dopo. Sotto di 2 gol all'intervallo, il Foggia in pochi minuti rifilò 3 reti alla malcapitata Fidelis Sandria, per poi vedersi raggiungere solo sul rigore per fallo di mano di Carannante. Quella memorabile partita sarebbe diventata con il passare del tempo l'inizio di una splendida cavalcata verso la C1. Gli ultimi dati disponibili risalgono alla stagione 2001-2002 con Bruno Pace in panchina. Il Foggia vinse in casa contro la Puttolana ed impattò per 1-1 a Barcellona Pozzo di Gotto contro la Legia Virtus del presidente Immacolato Bonina. Sconfitta la domenica successiva contro il Giuliano, 1-2 risultato, per un totale di 4 punti conquistati.